Benvenuti alla puntata numero 20 di Electric Motor News. Ciao Serena. Ciao Marcello, benvenuti a tutti. E siamo a ridosso del Salone di Parigi, come sapete, sono quasi con le valigie pronte per partire e abbiamo tante notizie, anche perché arrivano delle anteprime da Parigi. Comunque, cominciamo subito con la prima notizia che ci legge Serena. Sì, la prima notizia che riguarda Peugeot, perché infatti è stato assegnato il premio La Città per il Verde, di cui proprio Peugeot Italia è main sponsor, dedicato ai comuni e alle province italiane che si sono particolarmente distinti per realizzazione o metodi di gestione innovativi, finalizzati all'incremento del patrimonio verde pubblico o che abbiano, attraverso programmi mirati e in maniera esemplare, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. Il premio, promosso dal Verde Editoriale, è stato patrocinato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e dall'UPI, Unione Province d'Italia. Partner istituzionali dell'edizione 2008 del premio sono Padova Fiere, la Fondazione Fiera di Milano e il Touring Club Italiano. I riconoscimenti La Città per il Verde 2008 sono stati attribuiti a Capralba, Cremona, per i comuni fino a 5.000 abitanti, a Trinitapoli, Foggia, per i comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, a Settimo Milanese, Milano, per i comuni da 15.000 a 100.000 abitanti, a Brescia per quelli oltre 100.000 abitanti. Tra le province il premio è stato assegnato all'amministrazione provinciale di Milano. Patrizia Sala, direttore delle relazioni esterne di Peugeot Italia, ha consegnato il premio che Peugeot ha messo a disposizione per i vincitori di ogni categoria. Una fiammante 308 SV 1600 HDI FAP, in comodato d'uso gratuito, vettura che, beneficiando dell'eccellente rendimento termodinamico del motore diesel abbinato al FAP, filtro attivo antiparticolato, si caratterizza per la propria efficacia ambientale. E parlando di Peugeot, parlando di Salone di Parigi, vediamo un assaggio, un'anteprima di quello che vedremo nella rassegna parigina con la Peugeot Prologue, una ibrida della casa francese. Vediamo.